Quello di oggi, Assessore, è il primo incontro del genere per una buona alimentazione per la salute dei bambini e quindi nelle mense scolastiche. Come nasce questa iniziativa? Beh, intanto è un anticipo di una parte del piano della prevenzione che tra qualche giorno illustreremo, la prevenzione, il piano 2015-2018 che è stato recentemente approvato e all'interno del quale vi è anche una linea di azione che riguarda l'alimentazione ed è bene che sia così, intanto perché fanno notizia solo le reti ospedaliere, i reparti e invece grande parte della sanità comincia e nasce sulla prevenzione, sul ruolo in questo caso della buona alimentazione. In secondo luogo, questa è una nuova proposta che noi vogliamo portare avanti con molta forza. Va detto a tutti i cittadini che la prima causa di malattie, sia oncologiche che cardiache, è l'alimentazione, non è l'inquinamento. E allora bisogna informare molto bene perché in questa regione, per esempio, i nostri bambini, i nostri ragazzi hanno una particolare incidenza e tasso di obesità. Allo stesso tempo va ricordato che l'utilizzo della frutta e della verdura in un giorno e in una settimana è tra le percentuali più basse d'Italia. E vogliamo cogliere l'occasione non soltanto per informare insegnanti, docenti, famiglie e ragazzi, ma anche per prendere la palla al balzo e dire nelle nostre mense scolastiche si dia un'alimentazione corretta che previene una serie di sviluppi di malattie particolarmente dolorose nel corso della vita e che possono trovare soluzione prima che esse avvengano. Noi illustreremo in questa giornata come sia fondamentale illustrare ai bambini e ai ragazzi, sì, nel mondo della scuola, che la corretta alimentazione è alla base di un corretto stile di vita e di una buona salute per il futuro nelle nostre comunità. Ed è molto importante nella sanità stare sempre al passo con le idee nuove, cercando di raccogliere nuovi obiettivi. Diamo molto più peso alla prevenzione di quanto ne viene detto, noi che facciamo politica, ma anche il mondo che deve informare.